È possibile vedere la luce nel buio? È possibile vedere, toccare la speranza nei campi di concentramento di ieri come quelli di oggi? Perché pur se in maniera diversa ci sono ancora oggi crimini contro l'uomo. È possibile vedere la vita dove tutto respira, o meglio, tutto puzza di morte? Sono interrogativi pesanti, interrogativi che io mi sto ponendo e mi sono posto anche grazie a questo bellissimo libro, lo devo dire, con cui noi vogliamo fare memoria, preparandoci appunto al 27 gennaio, giornata della memoria, Luci nella Shoah. Quando noi parliamo di Shoah intendiamo tutto ciò che riguarda le vittime del nazismo e quindi le vittime dei fratelli ebrei, tutti i crimini commessi nei campi di concentramento. Eppure in questi campi di morte vi sono tanti sprazzi di vita, vi sono tanti piccoli puntini di luce. Cosa ci dicono, per esempio, e qui cito alcuni nomi famosi, ma ricchi di significato, ricchi di esempio, personaggi che abbiamo incontrato, incrociato nei nostri curricoli di studio, quindi a scuola, o nelle nostre letture, oppure attraverso incontri, dibattiti o visite. A mio modo di vedere, nella scuola si dovrebbe dare molto, molto più spazio alla riflessione proprio del male compiuto dall'uomo, ma legato anche poi alle testimonianze, alle luci che da questo male noi possiamo trarre. Per esempio, Anna Frank. Io ricordo da giovane, quasi adolescente, ho letto il suo diario per caso e nella apertura del testo di Corradini, Luce nella Shoah, c'è proprio questa frase che Anna Frank scrive a questa sua amica immaginaria, Kitty. Dice: cara Kitty, oggi ti racconterò le novità della casa sul retro. Sopra il mio divano letto è stata messa una lucina, così di notte, quando sento gli spari, posso tirare una cordicella, questa luce che conforta Anna Frank durante la paura degli spari e quindi anche delle razzie che i nazisti facevano a danno dei fratelli e delle sorelle ebrei ed ebreie. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.